Buongiorno a tutti, signori e signore, ragazzi e ragazze, coetanei e non coetanei. È sempre un casino capire come aprire un video e oltretutto adesso è un bel po' che non ne faccio uno, quindi prendiamola come viene. Allora, di cosa vi parlo oggi? Vi parlo della pittura su vino. Siccome mi sto preparando per fare la presentazione di un workshop, appunto sulla pittura del vino, in realtà anche del caffè. Allora sono qui che dopo aver fatto già alcuni esperimenti con diversi tipi di vino, sto cercando di capire qual è quello più indicato, quello più corposo per riuscire a dare quindi un effetto pigmentato senza dover fare troppi passaggi. La tecnica in realtà è molto simile all'utilizzo dell'acquarello perché stiamo comunque parlando di un liquido trasparente e quindi ovviamente per ottenere dei risultati dovremmo puntare sulla sovrapposizione di velature. Ho stappato. In realtà quasi non volevo partire con la bottiglia davanti, tipo alcolizzata. Ragazzi, beviamoci un bicchiere. Probabilmente gli estimatori di vino mi staranno tutti odiando. Comunque, ho intenzione di dipingere con il negro amaro. E un profumo buonissimo, tra l'altro. Questa è la mia tavolozza, quindi non vado a metterlo nel bicchiere, lo vado a mettere nella tavolozza. Ecco, sperando di metterlo solo sulla tavolozza e non ovunque. Ho preparato ovviamente uno straccetto della carta assorbente, della carta comunque da acquerello che quindi sia in grado di sopportare l'umidità e supportare l'umidità di quello che comunque di fatto è un liquido e poi qualche pennello di diverse misure. Ecco qua ce n'è qualcuno di più grande, tra l'altro. Se avete bisogno di portapennelli che siano un po' più lunghi, questo qua io l'ho preso da Viridea, l'ho pagato tipo 3 euro. E non è male, perché purtroppo quando ci imbattiamo in pennelli particolarmente lunghi diventa un pasticcio riuscire a fare in modo che non si rovinino nel tempo. Allora, adesso andiamo a vedere che cosa si può fare di bello con il vino. Quindi cambieremo inquadratura. Eccoci qua con il nostro foglio, il nostro vino. In realtà non potete vedere l'acqua perché il barattolo sorregge l'inquadratura. Sto usando il telefono per registrare e qui ho la mia tavolozza con il vino dentro, sperando che sia più corposo di quello da tavola che ho utilizzato l'ultima volta. Magari poi vi farò vedere il risultato di quello dell'altra volta. Allora, resterei sul semplice giusto per provare e andrei magari. Sì, è più coprente. Coprente. Allora, sfruttiamo la forma del pennello per andare a fare delle semplici foglie decisamente più coprente. Sì, quindi vuol dire effettivamente è così. Andiamo a creare un po' di foglioline, un motivo decorativo. Nel momento in cui andrò a lasciare la goccia di vino più, come dire, che fa spessore, mettiamola così, avrò. Guardate com'è interessante. Che si divide il colore perché c'è l'alcol nella seconda passata e sicuramente farà degli effetti particolari nel momento in cui si asciuga. Quindi, una volta che noi abbiamo la prima traccia, possiamo con una goccia, in quella che è la parte, diciamo, l'attacco della foglia, andare a ripassare. Quindi possiamo andare a fare degli altri ramoscelli che si vadano a intersecare. Ecco qui. Magari qua ci mettiamo un fiore.
magari è meglio un pennello più grande, per il semplice motivo che a una pennellata corrisponde la stesura di un petalo, la punta del pennello mi crea la punta del petalo. Quindi a seconda della grandezza del fiore andrò a prendere un pennello che sarà più o meno grande. Su questo è venuto un po' storto. Allora andrei a fare così, gli aggiungo un gambo perché qua è decentrato e qui magari vado a prolungare l'altro gambo e aggiungo quello che potrebbe essere un bocciolo. Vedete che non c'è veramente molta differenza rispetto all'acquarello. E questo vino, essendo corposo, è perfetto. Infatti penso che utilizzerò, lo rimbottiglio e utilizzerò questo per la dimostrazione che andrò a fare sabato mattina al checkpoint. Che buon profumo di vino! E possiamo andare ad aggiungere rami. E di conseguenza foglie. Ho scelto un tema più decorativo perché è un po' più semplice, ma si può fare qualsiasi cosa, dal ritratto a un paesaggio. Ovviamente risulterà essere monocromatico. Qua ci mettiamo un altro fiore per non saperne leggere né scrivere. Vedete? Vado a fare giusto il contorno e riempio dentro. Qua posso metterne una foglietta più per un fattore compositivo. Stavo per dire decompositivo, bruttissimo. Mamma mia. Se veramente i lapsus hanno un senso, vuol dire che ultimamente, mamma mia, da incubo. Olè. E io ho fatto la mia piccola decorazione con il vino. Nulla di particolarmente impegnativo. Poi posso andare eventualmente ad arricchirla. Ecco, in tanti modi. Ecco, e si aspetto che asciughi molto tranquillamente. Posso andare a fare delle sovrapposizioni di tono. Un'altra cosa che posso fare, esattamente come l'acquarello, una volta che prendo dell'acqua, prima che asciughi, posso andare a scaricare delle parti, diciamo, come se le dovessi lavare. Quindi qua, se io vado a togliere, diciamo, quello che è il colore che non è ancora asciutto, quindi con il pennello bagnato vado a mettere dell'acqua
dove prima avevo passato il vino. E dopodiché prendo la carta assorbente, facendo attenzione a appoggiarla solo a dove mi interessa perché il resto è ancora bagnato. L'appoggio, faccio una leggera pressione e la tolgo. Il colore resta sulla carta assorbente. Io qua ho smorzato l'effetto. Una volta che attendo che asciughi, potrò andare a creare delle sfumature. Anche qua sulle foglie posso andare a bagnare la punta della foglia e poi ad asciugarla con lo Scottex e avrò ottenuto una sfumatura. Vado a farlo grosso modo in tutte le foglie, no, è sempre meglio. Qualcuna sì, qualcuna no, perché altrimenti c'è un appiattimento, diventa tutto uguale. Ecco. Che è ancora asciutto. Alcune parti posso andare ad asciugarle in modo da avere una variazione di toni, visto che abbiamo già soltanto il colore del vino, perché questo abbiamo. Se noi andiamo alcune parti ad asciugarle o lavarle e altre no, avremo una situazione cromatica meno appiattita, mettiamola così. Adesso aspettiamo un attimo che asciughi. Nella parte centrale di questo fiore, per andare a dare un po' la sensazione di quello che è il suo fulcro. Quindi andrò, vedete com'è diverso il vino una volta che asciuga e appena l'abbiamo messo. Qui è molto più sul rosa, mentre invece una volta che asciuga diventa più violaceo. A me piace molto, devo dire. E possiamo andare a riprendere qualche zona che resterà quindi con una colorazione più scura, più importante. Allora riprendo magari il gambo, che mi interessa che possa rimanere un pochino più scuro. Teniamo conto che quanto più mettiamo molto vino, quanto più avremo un segno meno preciso, nel senso che tende un po' a sfrangiare. Adesso qui, dove già c'era, vedete che vado a metterci sopra un'altra goccia di vino e in qualche modo il colore si è spostato e non c'è più la macchia. In compenso posso approfittare per dare un po' di chiaroscuro anche nella parte sottostante. L'effetto una volta asciugato, alcune parti io le ho riprese, ho aggiunto qualche fogliolina. A questo punto aggiungerei giusto solo un appunto. La carta dipende, o meglio, moltissimo dipende dalla carta, ovvero la carta che ho usato in questa occasione è questa qui, della Canson, e sarebbe la Montval. E, io mi trovo molto bene con la Canson, è ottima per riuscire ad ottenere gli effetti di lavaggio. Anche quando uso l'acquarello uso tantissimo questo tipo di carta, anche perché è abbastanza economica. L'unico aspetto negativo è che se non vuoi fare lavaggi, quindi andare a togliere il colore laddove l'hai già messo, non è la carta più adatta, ovvero le velature rimangono meno nitide.
poiché ogni volta che tu passi il colore, in questo caso la levellatura di vino, laddove già sei passato una volta, tende a confondersi e quindi un po' a pasticciarsi rispetto a una carta invece, per esempio, come potrebbe essere la Harker oppure quella della Fabriano 100% cotone, che appunto sono delle carte che non permettono molto di lavare, quindi a seconda di quello che è la vostra esigenza dovete valutare o quantomeno provare tipi di carta diversa per vedere e riscontrare dei risultati differenti. Credo di averti detto tutto. La scelta dei pennelli dovete considerare che a seconda delle forme che dovete fare è preferibile un pennello a punta oppure un pennello, ci sono quelli a taglio, a lingua di gatto, ci sono tutta una diversa tipologia di pennelli. Per esempio, questo è un pennello piatto, mentre qui abbiamo un altro pennello che dica sì a essere a lingua di gatto, quindi leggermente arrotondato. Questo è il classico pennello a punta e poi vabbè, cambieranno le dimensioni. Vediamo un po', ricapitolando. Credo davvero di avervi detto tutto a questo punto. Spero che sia stato utile e che vi siate divertiti. Io sicuramente mi sono divertita un sacco. Se siete di Torino vi aspetto, ovviamente dovrete prenotare perché di questi tempi le sale hanno una capienza limitata. Comunque vi aspetto al Checkpoint sabato mattina. Quanti ne abbiamo sabato? Sabato 9 di ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, appunto al Cecchipone. Paone. Vabbè, papera. Cecchi Point in via Cecchi a Torino. Va bene? Allora ci vediamo presto con un prossimo video, magari che potrebbe essere sulla pittura con il caffè, per variare un po'. Vedremo. Seguitemi. Un bacio a tutti. Ciao.